Benvenuti a tutti, benvenuti alle persone che sono collegate e che ci stanno seguendo. Benvenuto al dottor Libera. Demo buonasera, buonasera a lei e buonasera ai presenti. Il dottor Libera, oltre ad essere un demo etnoantropologo, è anche componente del, cioè, in quanto demo etnoantropologo è vicino alla missione della nostra associazione Radici nel Mondo, fa parte del nostro comitato scientifico. E con lui è nata l'intenzione di organizzare questo incontro che ruota attorno alle creature fantastiche. Il titolo che abbiamo scelto è un titolo molto pretenzioso, che riprende un po' il titolo di un film uscito negli ultimi anni che si chiama Creature fantastiche e dove trovarle. Invece noi l'abbiamo trasformato in come spiegarle. Pretenzioso, però sottende una volontà di ricerca, di approfondimento, perché come Radici nel Mondo da tempo cerchiamo di approcciare a determinati argomenti che riguardano il nostro patrimonio culturale nel modo più approfondito possibile, cercando di sottolineare, conoscere gli aspetti più complessi, quindi anche più difficili da spiegare, che però si allontanano dalla visione semplicistica e riduzionista che spesso si vuole dare a determinati argomenti. Questo è sicuramente uno di quegli argomenti che viene spiegato spesso come appartenente solamente al mondo della fantasia oppure della psicologia, e spesso ci viene presentato come qualcosa che appartiene solamente alle nostre paure o al nostro immaginario, senza affrontarlo con la dovuta serietà e con la dovuta attenzione e concentrazione. Le creature fantastiche appartengono quindi sicuramente al nostro immaginario da tanto tempo, e la prima domanda che volevo fare al dottor Libera riguarda proprio questo argomento. Però prima di farla volevo ringraziarlo perché mi ha consigliato due testi importanti che mi hanno preparato a questo incontro. Il primo è curato direttamente dal dottor Libera, si chiama Nani e Folletti, non so se riuscite a vederlo bene, comunque poi potete cercarlo su internet, di Archio Ares Edizioni, scritto da Maria Savi Lopez, è un libro molto interessante. E poi un altro testo scritto direttamente dal dottor Libera che si chiama Storie di streghe, fantasmi e lupi mannari nei castelli romani, viaggio nel folklore di Albano Laziale e dintorni in compagnia dei ricordi di Aldo Onorati. Li cito perché, insomma, per tutti quanti i curiosi dell'argomento, secondo me sono due testi molto importanti e ricchi di spunti. Poi ne parleremo verso la fine della conferenza. Ma tornando a questo aspetto dell'immaginario collettivo e al fatto che questi personaggi come gli elfi, i nani, gli orchi, le streghe, i lupi mannari appartengono a un qualcosa di conosciuto da tempo, da quanto tempo appartengono al nostro immaginario collettivo esattamente? In realtà su questo argomento è stato scritto e detto di tutto, quindi rischio di ripetere cose dette da studiosi molto più preparati di me, più bravi di me, per cui cercherò, vediamo se riuscirò anche a portare qualche riflessione, qualche considerazione magari un pochetto più originale rispetto a cose che comunque magari non saranno che una ripetizione anche di, appunto, questioni già affrontate da tanti e da tanto tempo. Quindi inizio a rispondere alla sua domanda dicendo che noi ci stiamo dando un po' del lei, in realtà, appunto, faccio parte del comitato scientifico dell'associazione, però ho iniziato io con questo gioco del lei e continuiamo così. Allora, da quanto tempo? Ma è ovvio che qualsiasi studioso di storia delle religioni potrebbe rispondere da sempre. Nelle religioni più antiche di tutti i popoli esistono delle figure fantastiche. Esco fuori da una riflessione sulle divinità, perché poi dal 1700 in poi, con l'illuminismo, anche le divinità, anche il Dio stesso dell'Occidente, no, è stato messo sotto osservazione e quindi considerato una creazione della fantasia umana. Quindi leviamo un attimo le divinità.
Ma parliamo di altre figure comunque che rientrano nei miti di tutte le popolazioni più o meno, e troveremo spesso queste figure che si somigliano anche in realtà molto distanti tra loro, in culture molto distanti tra loro. Quello dei nani, ad esempio, il nano, al di là del fatto che esiste anche geneticamente la presenza nella realtà di persone appunto di piccola statura, e quindi chissà se poi no, questo ha dato origine anche all'invenzione di un popolo intero configurato con queste dimensioni. Ma la cosa più intrigante sono le dimensioni particolarmente piccole, cioè una sorta di essere umano però in miniatura. Spesso leggendo alcune leggende o miti antichi, vediamo che in realtà questi esseri a volte sono considerati una stessa proiezione dell'essere umano. Ci sono alcune culture, ad esempio, che ritengono che l'anima dell'uomo sia in realtà la figura stessa di quell'uomo, ma in dimensioni molto piccole, che poi si stacca a vita propria una volta che l'essere, diciamo, a grandezza naturale muore. Altre volte io ritengo che possa essere, ecco, in questo non voglio dire di essere molto originale, però raramente ho letto queste riflessioni. Se pensiamo un attimo agli elfi, soprattutto ai nani, ai folletti, sono esseri che spesso abitano il bosco o luoghi abbandonati dall'uomo. Un'idea che potrebbe essere motivo anche di studio approfondito potrebbe essere quella che l'uomo ha voluto riempire questi spazi un po' misteriosi, non abitati quotidianamente dagli esseri umani, con degli esseri fantasiosi perché non li vedeva, ma molto simili dal punto di vista fisico, anche se in proporzioni molto ridotte, agli uomini stessi, cioè come dire un'occupazione fantastica di un territorio selvaggio, misterioso, sconosciuto, per cui vanno a costituire una sorta di rassicurazione sul fatto che quei luoghi misteriosi in realtà non sono così pericolosi come si tende generalmente, no, ad attribuire, soprattutto alle selve. Non a caso, oltre a queste figure di folletti, di piccoli esseri umani, che sono quelli più rassicuranti, poi per carità diventano burloni, diventano diciamo nemici dell'uomo, ma in modo spesso scherzoso, però a volte poi questi boschi vengono anche abitati nell'immaginario collettivo da draghi, da streghe, quindi da esseri ben più pericolosi e diversi dall'essere umano. La strega stessa, che è un essere umano, è una donna. Vabbè, non so se poi ci sarà una domanda proprio sulla strega, se no comincio già a inserire questo argomento. La strega è una donna, quindi qualcuno potrebbe dire: no, è un essere umano, allora non c'è niente di misterioso. Attenzione, la donna nelle streghe va proprio a rappresentare quella parte in culture molto maschili e maschiliste, diciamolo chiaramente, no? Come le nostre nel passato, vanno a rappresentare quella parte misteriosa e quindi pericolosa, sfuggente della donna, della femminilità. Per cui la strega è sì una donna, quindi un essere umano, ma rappresenta l'estremizzazione proprio di quegli aspetti di cui l'uomo ha paura perché li conosce poco. Quindi anche non è un caso che la sessualità, il potere della magia, cioè un potere non scientifico, un potere non ufficiale, viene gestito appunto dalle streghe, da queste donne misteriose e pericolose. Inoltre, se ci pensiamo, le streghe possono trasformarsi in animali, quindi tendono a sfuggire proprio alla umanità, le streghe. Per esempio, scusa, Prego, prego. il tuo libro che parla di queste storie legate ai castelli romani, parli di una figura femminile che però cura un male, toglie un malocchio e quindi assiste una famiglia affinché questa possa risolvere un grave problema. Allora, è vero, e questa è un'analisi un po' più complessa, nel senso che la fattucchiera, la strega del paese, che è la fattucchiera in realtà,
perché strega è molto negativo come termine. Poteva essere sia maligna che benigna, cioè poteva fare la fattura a morte anche, quindi aveva anche un potere in negativo enorme, no? La fattura a morte, ma la stessa fattura d'amore dipende da che punto di vista si guarda, perché da una parte chi chiede la fattura d'amore, il risultato se viene è positivo, ma quello che lo subisce evidentemente non era innamorato, quindi è negativo. Però poi c'è la guarigione, no? Attraverso l'olio, attraverso rimedi naturali, e quindi in cui troviamo una medicina naturale positiva, perché aiuta a guarire. Però poi facciamo una riflessione anche su questo aspetto positivo. In realtà noi lo diciamo che è positivo, e lo diceva una certa cultura popolare, ma la cultura ufficiale, e attenzione, qui faccio un paragone pesante tra virgolette, sia quella della Chiesa, quindi religiosa, parliamo dell'Occidente, sia quella della scienza, consideravano questo elemento in negativo. Guardate come la religione, cioè la Chiesa, e la scienza, il mondo della medicina, in realtà, che spesso, no, è in contrapposizione nei riguardi della fattucchiera, quindi della donna che ha dei poteri, supposti poteri magici, in realtà sono insieme a combatterla. Quindi il potere ufficiale, che sia quello della scienza sia quello della Chiesa, condannava comunque o non riconosceva questo potere alle donne. Era la cultura popolare, quindi Gramsci, l'ho già detto più di una volta, io non condivido totalmente la sua analisi, ma insomma usa il termine proprio, no, di cultura subalterna. Non condivido perché per molti versi ha ragione, secondo me, ha centrato un obiettivo nella sua analisi della cultura popolare, che spesso, appunto, come diceva lui, subalterna, perché era una reazione alla cultura del potere istituzionalizzato, ufficiale. È anche vero che nelle tradizioni popolari che Gramsci metteva nella produzione della cultura subalterna, in realtà spesso ci sono delle credenze, ci sono dei simboli, ci sono dei contenuti che erano condivisi tranquillamente anche dal potere ufficiale, quindi non possiamo dire che il folklore è una creazione tout court della cultura subalterna, delle classi subalterne. Insomma, in alcuni aspetti ha sicuramente utilizza un ragionamento, un'analisi che c'entra l'obiettivo, ma va distinto quando applicare questa denominazione al folklore. Quindi dicevo, in realtà cura, ma non è vista bene dalla cultura ufficiale, sia essa religiosa sia essa scientifica. Era però vista positivamente, perché ritenuta efficace dalla cultura, appunto, popolare. Ma c'è una domanda che mi faccio da tempo. Se queste figure sono in qualche modo, prima parlavamo di come magari possano essere state create per riempire degli spazi abbandonati dall'uomo e relegati esclusivamente al mondo naturale ed animale, come i boschi. Però una grossa curiosità è capire perché poi queste figure riportino le stesse caratteristiche in posti molto lontani tra di loro. Ad esempio, per quanto riguarda la figura dei nani, perché si riportano in tutto il mondo questi nani e non, ad esempio, non so, delle figure altissime, dico così per dire, è un caso, c'è qualcosa sotto. Questo aspetto anche dell'anima delle persone che non ci sono più, che continuano ad abitare quel luogo e che viene riportata come appunto un'anima che ha una forma più piccola rispetto alla nostra statura, magari può essere questo il collegamento fra le varie creature che vengono viste per il mondo? Questa è una domanda difficilissima, nessuno studioso ha mai capito, compreso appieno, ci sono delle ipotesi ovviamente, ma appieno perché ritroviamo delle figure fantastiche in parti totalmente lontane e culture totalmente lontane tra loro. È vero anche per i giganti, in realtà spesso le troviamo in molte culture distanti tra loro, presenti nel passato. Quindi se ci pensiamo, è l'uomo, per uomo ovviamente intendo anche la donna, in proporzioni ridotte o in proporzioni esagerate.
È chiaro, a mio modo di vedere, che tutto questo è simbolico. Cioè, indubbiamente il fatto che possiamo trovare in favole, in leggende, in tradizioni così distanti tra loro, certe figure identiche, ma che in realtà sono semplicemente una riproporzione dell'essere umano, nel piccolo o nel grande, ha un valore chiaramente simbolico. Cioè il fatto di avere, pensare che possa esserci comunque in qualche modo la possibilità di esseri umani straordinari è molto elementare in realtà come ragionamento, anche dal punto di vista simbolico psicologico. E cosa però, allora a questo punto, visto che ho detto è simbolico, cosa simboleggiano? Diciamo che per un discorso serio da un punto di vista scientifico antropologico andrebbero analizzati all'interno delle varie leggende. Sicuramente questo invece è uno studio che diciamo esiste ormai da anni, approfondito a partire da proprio i primi studiosi del simbolismo, anche da Prop, insomma, uno dei grandi studiosi delle favole, delle tradizioni dell'Europa orientale russo, ma anche altri simbolisti importanti della nostra tradizione più occidentale, hanno soprattutto posto l'accento come questi personaggi fantastici debbano essere letti non singolarmente, ma nella loro funzione all'interno della favola o della tradizione. Lì potremmo capire il perché. In genere, in molte tradizioni, per esempio, mi vengono in mente quelle del nord Europa, il nano, ma anche il folletto nel bosco, conservano dei tesori, sono a guardia di tesori, sono anche dei fabbri, così come anche i giganti, però, se ci pensiamo, no? Nella tradizione, per esempio, greca classica, c'erano dei giganti che aiutavano Vulcano a forgiare le armi per gli eroi. E quindi probabilmente sono legati ad aspetti appunto funzionali all'interno di una tradizione, di una favola, di un racconto, e dovremmo di volta in volta andare a investigare, ad analizzare quel racconto. Io non ritengo che pur nella identità abbiano sempre avuto la stessa funzione. Tenete presente appunto, no, anche la tradizione, già cioè la tradizione, la realtà in questo caso, che poi diventa anche una narrazione che assume aspetti fantastici, dei pigmei, cioè di tribù vere che appunto esistono nell'Africa, e attenzione che non l'abbiamo scoperto noi. C'è un mosaico stupendo a Palestrina di epoca romana, dove è rappresentato da una parte dell'Africa, e tra gli esseri un po' fantastici ci sono anche i pigmei, perché comunque evidentemente c'erano già stati dei contatti o dei racconti a tal proposito, per cui vanno visti in una realtà, come dicevo all'inizio, cioè in realtà le persone di bassa statura esistono, e quindi si può anche lì, no, vedere se nel passato si è cercata una spiegazione non scientifica come abbiamo noi, ma una spiegazione a questi esseri, a queste persone più piccole, si è cercato di dare una spiegazione fantastica, perché la scienza ovviamente non era a livello tale da poter spiegare il tutto come una caratteristica genetica. E poi anche questi racconti di questi esseri piccoli possono aver contribuito, avvistati appunto, no, in esplorazioni in Africa, possono aver contribuito a creare leggende intorno. Però fondamentalmente, a mio parere, sia i giganti sia questi esseri folletti molto piccoli rientrano nell'ambito di una funzione all'interno di racconti che servivano a fare cose, servivano a fare cultura, cioè le favole, le leggende, come ho avuto già modo di dire più volte, in realtà sono degli insegnamenti velati sotto l'aspetto fantastico, spesso, no, narrativo di fiaba, ma in realtà sono degli insegnamenti etici, morali di una
civiltà piuttosto che un altro. Quindi hanno una funzione, secondo me, legata a questo aspetto. Iniziamo a parlare invece di un'altra figura molto interessante e curiosa, il lupo mannaro. E in particolare mi ha colpito una storia che racconta Aldo Norati nel libro che hai scritto, dove parla di uno strano incontro che ha avuto proprio Aldo Norati, e lui dice di aver incontrato una persona che poteva essere definita un lupo mannaro. E devo dire che poi questa cosa dei lupi mannari, a chi vive nei paesi, insomma, ha avuto parenti che vivono nei paesi, è una cosa molto ricorrente. Anche mia nonna mi raccontava dei lupanari, lei sosteneva fossero lupanari, cioè, chiamandoli così, però come descrivi questo incontro che ha avuto, anzi raccontacelo, perché io l'ho letto, ma le persone che ci stanno seguendo probabilmente no. Allora, qui in realtà lo racconto introducendo invece una lettura molto interessante e una considerazione che ho avuto io sul campo, una ricerca sul campo che ho fatto qui ai Castelli Romani, ma poi in realtà ho trovato cose simili anche altrove, che era appunto quella di ricercare persone che mi raccontavano di una certa età, perché chiaramente portatori di tradizioni del folklore locale, e alle quali appunto chiedevo, facevo domande sulla strega, sul lupo mannaro, sul folletto, sui fantasmi. Il discorso del lupo mannaro mi ha molto molto colpito, perché lì riporto per una strategia narrativa soltanto Aldo, l'amico Aldo, che appunto lo utilizzo tra virgolette come guida, no? E poi come guida nel senso di come persona che è nata e cresciuta nelle campagne dei Castelli Romani, quindi portatore di una conoscenza contadina, e io poi dopo analizzo quanto lui mi racconta da un punto di vista antropologico. In realtà quello che dice, che mi ha raccontato Aldo, è quello che mi hanno raccontato tutti quelli che ho intervistato. Cioè, tutti quelli che ho intervistato, riguardo ad esempio il lupo mannaro, questa è una cosa che mi ha molto colpito in questa ricerca sul campo, raccontano la stessa identica storia. E a Genzano mi hanno detto la stessa cosa, a Rocca di Papa la stessa cosa, cioè con delle piccole variazioni, ma la storia è sempre identica. Sera, notte d'estate, si rientra a casa tardi, si sente o dietro un muro, o dietro degli arbusti, si sente un gemito, si sentono dei rumori, la persona, spesso un ragazzo che torna tardi a quell'ora, chiede chi è là, sente rispondere o un va via, allontanati, o se no sente semplicemente una sorta di ululato, poi vede quella figura che si getta nel fontanile. E in genere tutti quanti mi hanno raccontato che poi hanno riconosciuto chi era quella figura, e di solito ti dicono un vicino di casa. Allora, è troppo identico per essere... Cioè, io voglio credere ovviamente che queste persone non mi stiano raccontando delle balle, no? Cioè, loro raccontano un'esperienza che hanno avuto da ragazzi. Attenzione, qui entriamo in una lettura antropologica della... ragionamento umano, del comportamento umano in determinate situazioni. Ecco, Pione non a caso è lo stesso, siamo di notte, notte fonda o comunque avanzata, luna piena, non c'è nessuno, rumore improvviso, allora queste persone sicuramente hanno vissuto un qualcosa, ma tutta la storia che raccontano è troppo legata a un copione identico, non può essere. O è lo stesso lupo mannaro che girava per tutti i Castelli Romani, o è evidente che a un certo punto subiscono le impressioni di una fantasia che è stimolata da cosa? Da racconti ancestrali che hanno sentito dai loro padri, dai loro nonni, e che si tramanda ormai da molto tempo. Perché è come se fosse proprio un copione dove ognuno di loro ha inserito semplicemente cosa? Il giorno... il luogo, cioè il paese diverso, magari una fontana piuttosto che un fontanile, magari un muretto piuttosto che un arbusto, ma la storia è proprio identica. Quindi è chiaro, secondo me, che questo è un copione ancestrale che si tramanda, e poi in realtà queste persone hanno vissuto veramente un qualcosa di strano,
che l'emozione, la paura, tutta una serie di cose messe insieme, rielaborate in un momento di stress dovuto appunto alla paura, all'improvviso accadimento, vengono rielaborate da questi ricordi ancestrali che sono sommersi nel nostro subconscio e lo rielaborano tutti allo stesso modo perché è quello il racconto che gli è stato fatto dai loro nonni e che i loro nonni hanno ricevuto a loro volta da altri ancora. Ed è tutto sommato una versione molto addomesticata dell'uomo lupo, invece più pericoloso. Perché il lupo mannaro, non sono solo io ad avere questa idea, ovviamente già altri studiosi, ma soprattutto contemporanei, hanno azzardato questa ipotesi. In realtà l'uomo lupo non è altro che una reminiscenza, cioè il lupo mannaro è una reminiscenza dell'uomo lupo guerriero degli antichi popoli indoeuropei, presente in tutti i popoli indoeuropei. E gli ultimi ad averli ancora sono stati i popoli del nord, i cosiddetti vichinghi, ancora nel Medioevo, in pieno cristianesimo, già cristianizzati questi popoli. Noi abbiamo racconti, intorno al 1100-1200, dove ancora esistevano degli Ulfednar o dei Berserkir, cioè degli uomini lupo o degli uomini orso, che erano però dei guerrieri. E noi abbiamo dei racconti già del VI secolo d.C., racconti appunto di alcuni di questi guerrieri che appartenevano a tribù di barbari e che in battaglia però combattevano in modo del tutto isolato rispetto al resto dell'armata e ci viene descritto anche in maniera abbastanza interessante da varie fonti antiche su come combattevano questi uomini. Si diceva che in genere loro in realtà fossero seminudi rispetto al resto degli uomini in armi che erano invece difesi, no? Da corazze, da scudi, loro seminudi. Poco prima della battaglia cominciavano ad agitarsi, cominciavano a battere la spada sullo scudo, schiumavano e cominciavano probabilmente a entrare in una sorta di trance. Questa trance li aiutava a ritenere che il potere dell'animale totemico o il lupo o l'orso entrasse in loro e quindi loro si trasformassero in uomini lupo e in uomini orso. E attaccavano per primi, senza nessuna paura. Attaccavano completamente da soli, senza paura, l'esercito nemico. Per esempio, per i vichinghi sappiamo che loro avevano nelle spade delle rune magiche incise, in realtà, che aiutava questa trasformazione. Però, attenzione, ce l'abbiamo anche nella nostra tradizione. L'esercito romano, la legione romana, in realtà, in un momento storico particolare, che è quello della presenza di due grandi generali che si scontreranno in maniera violentissima, Mario e Silla, ma nella riforma mariana della legione, cioè di Mario, della legione romana, si sceglierà un animale totem che è quello dell'aquila, che poi diventerà l'aquila imperiale. Ma prima dell'aquila erano altri gli animali totem della legione romana e soprattutto c'era il lupo. E non solo, io ricordo a tutti che Romolo e Remo vengono adottati secondo la tradizione da una lupa. Allora, qui in genere ci si spertica su considerazioni sulla lupa come prostituta, tutta una serie di letture, no? E in realtà è semplicemente che sono uomini lupo, cioè allevati da una lupa, quindi uomini che hanno questa forza, questa componente animale del lupo, che è un animale totem dei popoli indoeuropei, soprattutto nel territorio italico. Lo avevano anche i Marsi, i Lucani, i Piceni. Scusate, no, i Piceni avevano il picchio, scusate. Un altro totem, però, come il lupo della stessa divinità, cioè di Marte, che era il dio guerriero. Perdonami Roberto, a proposito di lupi e di lupe che allevano gli uomini, tu l'hai detto insomma in modo così naturale perché tutti quanti conosciamo la storia di Roma.
verremo. Ma nel tuo libro tu parli di persone che sono state veramente allevate da lupi. È possibile pochi, pochi lo sanno, pochi lo sanno, ma è una cosa in realtà molto. Prego, scusa, finisci e poi. Ah, era questa la domanda. Ah, sì, perché tu hai fatto. Mi fa piacere che poni questa domanda, perché pochissimi sanno in realtà che non è detto che la storia di Romolo e Remo magari si chiamavano Caio e Tizio o altri nomi. Ma non è per niente fantastica. E non sto parlando da studioso e da scienziato dell'uomo. Cioè, nel senso che ci sono casi addirittura recenti di esseri umani, uomini, bambini o bambine, allevate dai lupi. Cioè, incredibilmente, l'ultimo a noi conosciuto, giunto a noi, è in Francia, è stato, alla fine dell'Ottocento, a cavallo tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento. Tra l'altro uscì anche un bel film. Francese, veramente interessante, perché poi questo bambino venne trovato nel bosco, appunto, era in compagnia di lupi ed era stato allevato da lupi. Venne catturato e portato nel cosiddetto mondo civile, cercarono, fu allevato poi proprio un medico, cercò di, dico allevato perché in realtà si comportava come un lupo e non come un bambino, e non riuscirono mai a togliere alcune abitudini animalesche e morì, non riuscirono a farlo crescere per molto tempo. E per esempio aveva, una cosa interessante, gli organi fonatori completamente cambiati, trasformati, ed era capace ad ululare e non riuscirono mai a farlo parlare, perché ormai quegli organi fonatori erano stati in qualche modo istruiti a produrre dei suoni piuttosto che a vocalizzare o comunque insomma a produrre un linguaggio. E questo è uno dei più recenti, ma un altro abbastanza recente in India di due bambine cresciute da un sacerdote inglese. Una morì quasi subito, l'altra riuscì a vivere un po' più di anni. Anche lì non ebbero mai modo di poterle far crescere in modo umano, cioè nel senso che anche quella che ha vissuto da più tempo ha avuto un comportamento che è rimasto fondamentalmente animalesco, felino, e non riusciva anche lei a parlare. Quindi è molto interessante l'imprinting, no? Noi studiamo spesso l'imprinting al contrario, cioè gli animali che vedono appena nati un essere umano e riconoscono l'essere umano, non solo il proprio genitore, ma la propria specie. In realtà, da questi casi, e ce ne sono anche altri comunque, e ci sono molti che probabilmente sono appunto queste storie che noi consideriamo leggende, invece erano realtà. Ce ne sono appunto, c'è l'imprinting al contrario, cioè in questo caso sono i bambini che riconoscono nella lupa, nel lupo, ma soprattutto nella lupa ovviamente perché venivano allattati appunto proprio da una lupa, come la tradizione di Romolo e Remo, solo che questi sappiamo che sono reali, è successo, abbiamo le testimonianze, le fonti e le prove, quindi io dico sempre, non è detto, anzi è sicuro che sia successo chissà quante altre volte, considerate, non a caso nella tradizione di Romolo e Remo vengono abbandonati dentro una cesta, cosa che accadeva a Roma, tra l'altro, invece nei casi di bambini malformati o non desiderati, venivano abbandonati nei boschi. Il 99% o il 100% per molto tempo, magari, e purtroppo facevano una brutta fine, magari ogni tanto capitava che invece, come è successo in Francia, come è successo in India e in altre situazioni, questi bambini venivano allevati dai lupi. Quindi è veramente. Ed adesso il lupo è considerato uno degli animali che nel comportamento di gruppo, di branco nel suo caso, ma di gruppo. Se vogliamo paragonarlo al nostro, al gruppo umano, al sociale, è molto simile a noi, cioè somiglia molto, no? Proprio nei ruoli, e quindi è molto interessante questo rapporto dell'uomo col lupo. Ecco perché poi c'è questo aspetto di odio e amore nei confronti del lupo. In realtà è più quello d'odio, soprattutto per quanto riguarda chi viveva in montagna, penso al pecoraio che in realtà cacciava il lupo,
semplicemente perché il lupo mangiava gli animali che allevava, e quindi c'è stato addirittura in tutto l'arco appenninico una distruzione, un'estinzione dei lupi, che sono invece ritornati adesso ad essere molto presenti. Però c'è anche questa somiglianza, e non a caso, e ammirazione, non a caso gli antichi spesso avevano queste divinità guerriere che venivano rappresentate appunto con il lupo, come Marte, che aveva anche il lupo come simbolo, o i guerrieri lupo, perché c'era anche, si apprezzava la forza e il coraggio di questo animale, e soprattutto il fatto di essere simile anche nel combattimento, cioè di non agire singolarmente ma in gruppo, no? Come un gruppo di guerrieri di un clan, per esempio. Ci sono alcune persone collegate che salutiamo. E... Salve a tutti e grazie di essere. E in particolare Paola ci chiedeva, rispetto a questa storia di Romolo e Remo, se fossero stati veramente allevati da una lupa e quindi avessero avuto l'organo, quindi una voce, la voce modificata, non avrebbero potuto parlare. Come la spieghiamo questa? No, ovviamente la mia è stata una provocazione, cioè nel senso che nell'immaginario di questi popoli non dobbiamo escludere che ci siano stati casi di ritrovamenti di esseri umani allevati da lupi, che a maggior ragione in quel periodo rispetto ai casi recenti difficilmente sono, se ricatturati, se riportati all'interno del gruppo sociale umano, difficilmente potevano superare più di tanto tempo. Oh, però anche solo l'idea, il vedere appunto che alcuni esseri umani venivano allevati dai lupi, può aver stimolato tranquillamente nell'immaginario, ma anche nel simbolismo dei nostri padri antichi, dei nostri antenati, l'idea che alcuni uomini, alcuni gruppi abitanti della selva, di guerrieri che vivevano nella selva, si identificassero in realtà con i lupi, e come succede anche con altri popoli, dicessero di discendere in realtà dai lupi. Chiaramente è simbolico, ma è simbolico, come dire, un simbolico possibile, perché magari si era scoperto che c'erano dei bambini che erano stati allevati appunto dai lupi, e quindi c'era questa vicinanza a questi esseri, a questi animali dell'uomo. È chiaro che non c'è solo, tra l'altro io ho detto solo del problema fondatorio, in realtà c'è un altro problema molto grande per la sopravvivenza e per riportare, cosa nei casi che noi conosciamo impossibile, riportare all'umanità questi bambini cresciuti in questo modo, il corpo stesso. Cioè le ossa, il corpo, i muscoli prendevano delle forme che impedivano di camminare in modo retto, diciamo, e senza un'eccessiva sofferenza da parte di questi bambini, perché ormai erano abituati appunto a gattonare, come se fossero stati dei veri lupi, per cui avevano proprio l'ossatura e i muscoli che si erano sviluppati in modo differente. Quindi, oltre il problema della fonazione, in realtà c'era proprio un problema fisico grosso. Però, appunto, voi immaginate, no, il fatto di, pensate, che ne so, Roma all'inizio, o i latini, le tribù latine, che magari nei boschi, visto che c'era questa usanza di abbandonare i bambini, noi parliamo sempre solo degli spartani, in realtà lo facevano anche i nostri antenati romani. Però pensate appunto nel caso, e stiamo parlando di territori abitati dai lupi, quindi non è detto che la mia è semplicemente un gioco anche, no? Una provocazione che però può avere una base di realtà, perché è successo nella storia di bambini allevati dai lupi. Quindi immaginate magari una tribù latina che trova un bambino, dei bambini allevati dai lupi, anche se muoiono dopo un anno, dopo un mese o dopo 2 o 3 anni, ma nell'immaginario si crea questa vicinanza tra le due specie, no? Quella umana e quella del lupo, con tutto poi dopo tutto il discorso del coraggio del lupo come animale guerriero, e quindi dei latini come popolo guerriero, fondamentalmente guerriero. Ah, scusa, un'altra cosa, non a caso, non dimentichiamo una cosa: a Roma c'era un culto, un rito importantissimo, aristocratico, quindi vuol dire che apparteneva ai fondatori dell'antica Roma, che è quello dei Lupercali. Cioè,
cioè i Luperci erano i giovani aristocratici, quindi i patrizi di origine latina, che in quel momento erano uomini lupo, anche se non c'era nessuna violenza, c'era un accenno alla sessualità, ma c'era però l'accenno anche alla sessualità di rapina, cioè nel senso che questi giovani correvano nudi per le strade di Roma e dovevano toccare delle donne che avrebbero avuto, diciamo, la possibilità di ottenere una fertilità maggiore se toccate appunto da questi luperci. Per cui Roma ha molti richiami rispetto alla vicinanza dell'uomo con il lupo, non è casuale. Invece, volevo farti un'altra domanda, cambiando, diciamo, storia e territorio, dove avevo già accennato qualche giorno fa quando parlavamo, insomma, della creazione di questo incontro. E ti facevo l'esempio dei djinn, spero si pronunci così, che sono queste figure che conosce chi ha avuto modo, anche solo per curiosità, di leggere il Corano. Di cui si parla con frequenza e ci si rivolge a loro come se fossero presenti e reali, dando per scontato che il lettore li conosca. E sono, potremmo definirli forse impropriamente dei fantasmi, dei geni con il quale ci si relaziona, quindi si parla agli uomini e ai djinn. Faccio l'esempio del Corano, ma sicuramente ci sono tanti altri testi collegati alle religioni, anche alle religioni nostre più vicine, dove ci si relaziona con figure che però in questo caso rientrano in un contesto che è divino, quindi magari è un campo diverso rispetto a quello delle creature fantastiche, però anche lì si dà, diciamo, quasi per scontato che gli uomini non siano gli unici, diciamo, abitanti della terra. E quindi non è che possiamo supporre la possibilità che appunto la Terra sia abitata anche da figure sottili in qualche modo che noi non riusciamo più a riconoscere e che magari un tempo si riconoscevano? Sono una domanda complicatissima, però Allora, parliamone. diciamo così, la parte finale è mio dovere da studioso, come dire, da scienziato, da studioso dell'uomo, dire no, cioè nel senso che io sono portato a studiare sui fatti, i fatti, analizzare i fatti, le fonti le utilizzo chiaramente come informazione, ma poi per la realtà delle cose necessariamente mi attengo ai fatti, per cui per me siamo noi e tutti questi esseri sono una nostra creazione, che però hanno un valore fortissimo, eh? Poi magari una riflessione facciamo, cioè è come se fossero veri in realtà, da un punto di vista culturale sono veri, perché influiscono sul comportamento umano. Quindi però poi magari ecco una riflessione conclusiva. Però per quanto riguarda ecco esseri come i Gino, hai detto te giustamente, il genio, e che tra l'altro no, c'è un'assonanza, per cui chissà se c'è anche una radice etimologica comune. E qui siamo in un discorso che non è propriamente parlare di divinità, perché ad esempio mi riferisco, e probabilmente anche il gene è uno sdoppiamento, no, del genio degli antichi romani. Stiamo parlando in realtà di, secondo quanto credevano gli antichi, della parte divina dell'uomo, che è un'altra cosa. Cioè, gli antichi credevano che in noi ci fosse una parte divina che era appunto il genio, il genius. A noi è rimasto il dire genius loci, cioè una presenza spirituale, in qualche modo di potere soprannaturale in un luogo, ma in realtà gli antichi lo ritenevano anche essere proprio degli esseri umani. Con il cristianesimo, questo genio, questo alter ego divino dell'uomo è scomparso e si è trasformato probabilmente in cosa? Negli angeli, che non sono la stessa cosa del genio. Però se ci pensate, nel cristianesimo si ritiene che ognuno di noi abbia un angelo custode che lo protegge ed è praticamente una delle funzioni che aveva
questo genio, cioè la nostra controparte divina, secondo invece le tradizioni pre-cristiane, quello anche di più che proteggere, di rendere la vita dell'uomo, di dare la possibilità all'uomo di vivere oltre l'aspetto materiale. Dire che esiste, ripeto, cioè per me, parlo da studioso, assolutamente no, ma esiste la funzione però del genio. Esiste, dubbio. Cioè nel senso che quando noi parliamo di anima, di spirito, e poi possiamo anche cambiare il nome perché l'illuminismo ci ha detto che sta roba quasi non esiste, allora diciamo la mente, l'intelletto, ma se voi andate a vedere alcune funzioni dell'intelletto o della mente o dei poteri che si attribuiscono al nostro intelletto e mente, insomma non è che così lontano e distante da alcune funzioni o caratteristiche dell'anima. Cioè è quella parte difficilmente distinguibile e descrivibile del nostro vivere quotidiano, del nostro atteggiamento quotidiano, del nostro comportamento, che non è dovuto alle funzioni vitali biologiche, no? Cioè, il nostro corpo quotidianamente produce una serie di atti legati spesso alle funzioni o legati anche alla, quindi funzioni biologiche o al lavoro, comunque diciamo molto ben delimitate e descrivibili e funzionali proprio. E poi c'è tutto un altro un'altra parte della nostra vita anche quotidiana che è difficilmente razionalizzabile e comunque cioè, entriamo nell'amore, nell'odio, nei sentimenti, nelle emozioni. Ora sì, possiamo vogliere a spiegare la funzione, il lavoro dei neuroni, tutto quello che vi pare, ma è ovvio che stiamo parlando di qualcosa di molto più strutturato, di qualcosa di chimico semplicemente. Non a caso, no, tra i più grandi scienziati comunque c'è stato spesso, è rimasta spesso un'idea comunque di qualcosa di soprannaturale nella nostra vita, nel loro pensiero. Stiamo parlando ad esempio di Einstein, tanto per citarne uno, ma bene, potrei citare tantissimi che non hanno rinunciato a considerare che nella vita poi esistesse anche qualcos'altro. Quindi il genio a volte, o i jin, cioè queste presenze soprannaturali intorno a noi, ma che si relazionano con noi, anche questo è importante. Andare a vedere in queste storie la funzione, io ritorno alla funzione di questi esseri nelle storie. È la cosa più importante per spiegare il perché esistono. Perché, per esempio, negli esseri soprannaturali, i fantasmi, i jinn, i geni, dobbiamo vedere anche cosa fanno all'interno della relazione con l'essere umano. Cioè, per esempio, esistono tantissime tradizioni di presenze soprannaturali all'interno di case abbandonate, di luoghi, dove però si descrive solo cosa? Un rumore, delle urla, ma non c'è nessuna interazione con l'essere umano. E quella è una funzione, probabilmente di testimonianza di qualcosa, di un fatto, per esempio, di sangue spesso. Si associa a un fatto di sangue. Poi esistono invece degli esseri soprannaturali, fantasmi, chiamiamoli come vogliamo, che interagiscono con l'essere umano. E allora andiamo a studiare perché e come interagiscono con l'essere umano. A volte interagiscono solo con i più piccoli, con i bambini, no? I poltergeist, da cui sono nati tantissimi film. E fateci caso, quasi sempre si racconta di fatti di poltergeist di bambini che hanno un rapporto con questi esseri. E io chiaramente che non credo alla presenza, ma credo a una presenza, cioè non una presenza reale, ma una presenza culturale di questi esseri, ovviamente sono portato a pensare che il bambino, la bambina, soprattutto le bambine, guarda caso, cioè in un momento dello sviluppo fisico, del loro sviluppo fisico, dove si acquista una sensibilità, ma anche una criticità del loro equilibrio, guarda caso, quasi sempre sono queste le vittime del poltergeist. Cioè è come se si relazionassero con un mistero che sta avvenendo nel loro corpo
o delle paure che crescono dentro di loro e vengono proiettate esternamente trovando un essere che crea quel disagio. In realtà è un disagio che stanno vivendo perché è una fase della loro vita. Quindi, o per esempio le storie di fantasmi e si scopre che in quella casa vivevano delle donne che hanno avuto degli aborti e che da quegli aborti non ne sono uscite, spesso violenti, non ne sono uscite bene a livello di acquistare un equilibrio, no, mentale, per cui l'idea della perdita del bambino è stata, ha trovato una supplenza, cioè il bambino continua in realtà a vivere, è diventato un fantasma, una presenza che quella madre comunque ha, anche se, come dire, eterea, ma a livello di equilibrio emotivo invece può dare una risposta, una tranquillità, appunto, stiamo parlando soprattutto di donne che vivevano in modo, insomma, fino a 50, 60, 70 anni fa c'erano casi di donne che non avevano una vita così facile all'interno anche dei nuclei familiari, quindi il dolore, la perdita veniva compensata dalla presenza eterea di quest'essere che viveva nell'aldilà, ma che continuava a comunicare con la madre. Quindi, insomma, secondo me non bisogna generalizzare i fantasmi, bisogna comprendere e studiare che funzione hanno quegli esseri all'interno della storia che viene raccontata. Attenzione, anche adesso mi raccontano di storie di fantasmi recenti. Io pensavo, quando ho iniziato un percorso di lavoro sul campo nel raccogliere queste tradizioni, dico, vabbè, arriverò fino agli anni 40 più o meno, no? Di gente che racconterà storie che si sono... che sono avvenute al massimo intorno al 1940-50, poi dopo con il boom economico, l'industrializzazione, questa roba qui si è persa. Ho raccolto due storie invece recenti e tra l'altro non in ambienti contadini come in o popolani come siamo abituati a pensare, sto parlando di ambienti di livello culturale alto, e questa è una cosa molto, molto particolare. Vuoi raccontare? Sì, sì, ve ne racconto, sono due veloci e tra l'altro una purtroppo ho perso il contatto, se per caso mi sente il contatto che ho, perché mi telefonò con l'uscita del mio primo libro, appunto, Storie di streghe, fantasmi e lupi mannari, lesse questo libro, trovò i contatti su internet e mi chiamò. Vi racconto prima questa e poi quell'altra. Questa è avvenuta a Velletri come storia e mi è stata raccontata però da un signore che, ripeto, purtroppo mi piacerebbe ricontattarlo perché mi doveva mettere in contatto poi con i protagonisti. Poi per colpa mia ho perso il numero di telefono e non sono più riuscito a trovarlo. Lui è di Anzio, o Anzio Nettuno, e i protagonisti invece due magistrati, o quantomeno, ricordo sicuramente uno dei due membri della coppia era un magistrato, quindi stiamo parlando di persone, ripeto, che hanno comunque, no, un percorso culturale anche di vita sociale abbastanza importante. Queste due persone stavano andando a trovare appunto quest'uomo che mi ha chiamato, perché amici, ad Anzio, e andando da Roma passano per Velletri, immagino per poi scendere giù. Adesso io non so se erano passati per comprare la porchetta riccia e andare giù, insomma, adesso no. Tutti i dettagli non me li ha detti, però mi ha detto appunto che stavano passando per Velletri e subito usciti, diciamo, dal centro urbano di Velletri, in una zona di campagna, ma vicina comunque, non troppo distante dal centro urbano, vedono una donna vicino a un fontanile, anziana, con dei cesti pesanti, e loro si fermano e gli chiedono se serviva una mano, se potevano aiutarla, perché vedevano che faceva difficoltà, era una donna piuttosto anziana, insomma, con questo peso. E lei li ringrazia e dice: "Guarda, io abito qui, in un vicolo qui vicino, in un sentiero qui vicino, se mi date un passaggio, 5 minuti neanche, stiamo lì a casa." E quindi loro la caricano anche questo peso, questi pesi, prendono questa stradina di campagna e
un primo casale, subito dopo un altro casale, era il casale della signora, la lasciano lì, la signora gentilissima li invita anche a prendere un caffè, loro dicono no, ci sta aspettando il nostro amico giù al mare, la salutano e rimangono, dicono, casomai li passeremo un'altra volta a salutarla, e vanno giù al mare. Succede che qualche settimana dopo ritornano a trovare questo amico e decidono di rifanno la stessa strada e decidono di andare a salutare la signora. Passano il primo casale, arrivano al secondo casale e improvvisamente vedono questo casale completamente distrutto, comunque in rovina. Io ammazza, con 2 settimane che è successo? È scoppiato qualcosa. Provano a vedere se rispondeva qualcuno, ovviamente era proprio disabitato, cioè il cancello aperto. Allora tornano poco dietro al primo casale di questa strada, di questo vicolo. Suonano, cosa accaduta secondo quanto mi ha detto questa fonte qualche decina d'anni fa, recente. Suonano a questo primo casale e si affacciano i proprietari, loro chiedono, dice, guardi, noi siamo venuti a salutare la signora che abbiamo aiutato qualche giorno fa, qualche settimana fa, dice, però abbiamo visto che casa è completamente distrutta, ma è successa una disgrazia, qualcosa. E questi, dice, guardavano questi due tizi di Roma, una faccia un po' stupita, dove di questi pazzi che vogliono, e dice, siete sicuri che la strada è questa? Perché dice, guardate che lì la signora è morta tantissimi, tantissimi anni fa, è abbandonata da tantissimo tempo quella casa. Dice, è morta da sola, abbandonata da tutti, anche dai figli. E questi in realtà neanche potevano pensare che li prendessero in giro, perché la casa era veramente distrutta. Ora, io premetto subito che trovo molto strano, cioè trovo più facile dire che questi hanno sbagliato vicolo, secondo me. Però non mi interessa questo, cioè non mi interessa l'errore o se è vero, non mi interessa, non entro in quell'argomento. Mi è interessato tantissimo invece vedere come ancora adesso si realizzano, nascono storie di fantasmi in un mondo ormai neanche industrializzato, preda della tecnologia. Quindi vuol dire che questa volontà, questo forse addirittura necessità di immaginare questa vita dopo la morte, immaginarla ovviamente all'interno, no, anche lì di uno schema narrativo. In realtà mi è capitato di leggere altri racconti più antichi, simili, più vecchi, simili a questo qui, come l'altro recentissimo, Rocca di Papa, e finisco con questo. Raccolto all'interno di una famiglia, questo pochi anni fa mi è stato detto, è avvenuta la cosa, da quello che mi dicevano più o meno doveva essere gli anni 90, un ragazzo di Rocca di Papa muore in un incidente motociclistico a Roma, viene fatto il funerale, qualche giorno dopo vengono degli amici da Roma a trovarlo, a trovare la tomba, a pregare per lui, a salutarlo sulla tomba, vengono da Roma e vanno al cimitero di Rocca di Papa. Non essendo mai andati lì, tra loro due, dice, vediamo di trovare la tomba del nostro amico, dov'è? E sentono all'improvviso una voce dietro, che dice loro, ma chi cercate? E loro dicono nome e cognome, si rivoltano al signore anziano, dicono nome e cognome, e questo signore dice, ah, vabbè, vi ci porto io, ho capito qual è, chi è la persona. Li porta lì alla tomba, loro si avvicinano, vedono la foto del loro amico, si avvicinano e a un certo punto si rivoltano per ringraziare il signore, si rivoltano e il signore non c'era più. Dice, mazza, gentilissimo, però è sparito. Poi guardano, iniziano insomma, no, a guardare, era una tomba di famiglia, e a un certo punto vedono una foto, un po' ingiallita, di un signore, era il signore che li aveva accompagnati alla tomba di questo amico, di questo ragazzo, e vedono che era il nonno del ragazzo. Allora, anche qui, la suggestione non mi interessa, mi interessa il fatto che in tempi moderni, ormai del tutto lontani dalla necessità, se volete, no? Ormai l'extra, il sovraumano lo troviamo nel mondo virtuale, quindi non ci abbiamo, eppure c'è ancora la necessità, non saprei come definirlo, comunque ancora vengono prodotte storie
di incontri con fantasmi. E questo fatto, dal punto di vista antropologico, lo trovo estremamente interessante. Bene, molto, molto bene, Roberto, veramente sono storie molto interessanti. Fra l'altro, avrei voluto fare una domanda, ma hai già risposto, ossia che fine hanno fatto queste figure nelle città, però a quanto pare sopravvivono. Accendiamo un PC e vivono. Sì, no, sopravvivono in questi casi, altrimenti accendiamo il PC, entriamo in un gioco virtuale e ne troviamo tante di figure soprannaturali. Certo. Dicevo all'inizio della conferenza che ci sono questi due testi che ho voluto approfondire prima di farci questa chiacchierata. Vuoi parlare di tutti e due i libri, sia di quello di Archeares che di questo su Castelli Sì, Romani? sarò brevissimo perché altrimenti è troppo autocelebrativo, tra l'altro, e inoltre, insomma, ormai è un'ora che stiamo chiacchierando. Allora, quello di Archeoares in realtà fa parte di una collana editoriale che curo per questa casa editrice, una casa editrice fatta da giovani molto in gamba, quindi mi ha fatto molto piacere quando mi hanno chiesto di curare questa collana particolare dedicata soprattutto al folklore, all'etnologia, ma inizialmente abbiamo fatto una scelta iniziale ben precisa. Cioè, per ora non stiamo producendo, pubblicando opere attuali di studiosi, scrittori in ambito antropologico, etnologico, ma stiamo cercando di recuperare testi datati. Questi, per esempio, sono quasi tutti dell'Ottocento, cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, di autori, testi datati che vogliamo riproporre al pubblico d'oggi, perché ormai dimenticati. Certo, da un punto di vista, per esempio, le tre opere di Savi Lopez, della Savi Lopez che abbiamo pubblicato, da un punto di vista metodologico, sono completamente superate. L'antropologia di adesso usa altre chiavi di lettura e anche di narrazione, di analisi di queste tradizioni, però sono importantissime perché la Savi Lopez ha salvato, veramente salvato, registrando tantissime tradizioni, non solo italiane, ma europee in generale, del mare, della montagna e poi legate anche appunto a Nani e Follitti, ha dedicato questo volume ad hoc. Gli altri due volumi invece erano dedicati all'insieme delle tradizioni della montagna, all'insieme delle tradizioni, delle leggende del mare. E quindi è molto interessante ripubblicarle anche, ripeto, non solo come testimonianza e come fonte, perché come metodologia ormai è superata, ma anche per curiosità, per leggere come venivano considerate nell'Ottocento. Da studiosi che all'epoca erano comunque molto avanti, diciamo, erano moderni rispetto, no, alle storie che raccoglievano. E quindi c'è anche questo aspetto, se volete, di studio filologico del testo, anche nell'espressione stessa, nella scrittura di questi autori, riguardo ai loro lavori. L'altro testo, mi soffermo pochissimo perché è proprio mio invece, una mia produzione, è quello che ritengo attualmente, insomma, il testo maggiore, ma iniziale, nel senso che sono in arrivo altri testi più approfonditi su questi argomenti, è stato un primo tentativo proprio di raccogliere alcune tradizioni del folklore dei Castelli Romani. In realtà lì è limitato ad Albano e Ariccia, anche se quelle storie lì sono molto, tipo quella del Lupo Mannaro, sono simili, come ti ho detto, a storie raccolte anche a Genzano, Rocca di Papa, Avvelletri, in altri comuni dei Castelli Romani. E voleva essere comunque un lavoro preparatorio per questo più ampio che sto producendo, di raccolta di una serie di fonti di tutti i Castelli Romani. Quello che un po' lo caratterizza è il fatto che ho usato appunto una sorta di testimone unico, cioè Aldo Norati, che però parla a nome un E po'. voleva essere comunque un lavoro preparato. Aspetta, con un ritorno. E quindi appunto parla a nome un po' di tutte le altre fonti che ho raccolto. E l'altra cosa è ovviamente l'aspetto scientifico, cioè non faccio solo un lavoro di intervista e di raccolta, ma poi tento un'analisi antropologica
che è quella appunto anche di confronto con altre civiltà, altre culture lontane dall'Italia e dall'Europa.